Bene, allora cominciamo e do la parola al professor Claudio Sciosciola per la prima relazione Ritratto di Contini Giovane. Prego Claudio. Grazie. Luoghi del giovane Contini sono Domodossola, punto di partenza e di arrivo, anche in senso tecnico, nel frenetico svilupparsi della passione del viaggiare nel decennio 30-40, della quale Domodossola, proprio in quanto centro di riferimento, non è di per sé predicabile, almeno in astratto, né l'amabilità né l'inamabilità. E come luoghi, per così dire, a parte, isole autonomamente dotate di significato, devono enuclearsi nella Domodossola della formazione il Collegio Mellerio Rosmini e il Calvario. La Pavia ghisleriana e universitaria, 1929-33, non amata. Torino, 1933-34, accettata in quanto sede del perfezionamento con l'unico accademico italiano riconosciuto per maestro, San Torre de Benedetti. Perugia, prima sede di insegnamento liceale, nel novembre 1934, dal novembre 1934, amatissima quantomeno nel ricordo. Parigi, nei due anni di borsa 1935-36, visceralmente adorata. Firenze e Pisa, sedi rispettivamente del comando alla Crusca e del primo incarico di insegnamento 37-38, all'epoca non specialmente amate. E infine Friburgo, dal 38 e per 14 anni sede di insegnamento universitario, almeno all'inizio sostanzialmente sopportata, ma non simpateticamente. Questa è la griglia cronologica e geografica. E sarà bene ricordarlo, perché la trafila biografica, già così intensa, ricca di esperienze, di incontri memorabili e di risultati scientifici, 89 lemmi fino al 38, secondo la bibliografia di Breschi, rischia di farlo dimenticare, nel 1938 il nostro protagonista ha appena toccato la soglia dei 26 anni. Bisogna peraltro subito aggiungere che tale griglia rischia di offrire un'immagine nonostante tutto statica a fronte dell'effettiva mobilità frenetica del giovane Contini, sempre in corsa a caccia di paesaggi mentali e reali. Paesaggio è termine pregnante e ricorrente nel lessico del giovane Contini, di città, di mostre e di amici. Tra questi i letterati affermati e famosi che incominciano a intrattenere con lui vivacissime corrispondenze culturali, corrispondenze nelle quali ben presto emerge dal tono che il più autorevole è lo spesso di molti anni più giovane interlocutore. È certo che questa mobilità, che riflette un mondo tanto remoto dal nostro, un mondo ferroviario. Ricordo che una volta Contini evocò a lezione compiaciuto la categoria di poesia ferroviaria, nel quale poteva accadere di incontrare in uno scompartimento, che so, Benedetto Croce e senza stupirsene troppo intavolare una conversazione con lui. Questa mobilità, se è riflesso di curiosità inesausta, geografica e culturale al tempo stesso, si pensi all'istantanea di Longhi incollato all'oblò del finestrino di un aereo, è anche sintomo di irrequietudine, di isolamento domese e talora del timore del gufro esistenziale che in questi anni non di rado Contini evoca nelle lettere agli amici. La prima delle sue lettere ad Emilio Cecchi, del 27 settembre 1932, a 20 anni, può considerarsi emblematica e riassuntiva di alcune delle caratteristiche appena enunciate, anche perché è in fondo uno dei primissimi contatti del Contini ventenne con una personalità culturale di primario risalto. E in quell'anno era uscito nella rivista rosminiana il saggio Emilio Cecchi o della natura. Egregio signore, le sono assai grato della sua lettera cordiale, che viene a consolare questa mia alpina irrimediata solitudine.
Ricordo i giorni in cui la sua arte mi viveva come qualcosa di proposto a essere risoluto, nodi da districare. Ricordo i guadagni che ci ho fatti e la ringrazio. Questo soprattutto terrò a dirle se la potrò vedere. Devo appunto venire a Roma la seconda o la terza settimana d'ottobre, anche per necessità del mio mestiere, perché io sono per essere all'anagrafe, pensi un poco, filologo, filologo di neolatino. Da Roma stessa non mancherò di scriverle e di chiederle se ha un momento da perdere con me. Voglio ancora gradire la riconoscenza di un lettore che, quanto glielo permettevano le sue povere risorse, ha cercato di ascoltare la sua voce umana. Si allineano in questa, che è tra le primissime e memorabili lettere di uno dei maggiori epistolografi del Novecento ai grandi della letteratura italiana di quel secolo, alcuni tratti caratterizzanti. L'allusione personale, qui all'isolamento domese, che apre alla confidenza dell'interlocutore, il bilancio autobiografico del guadagno intellettuale che giustifica il preventivare un incontro ed è stato attuato nella forma dell'auscultazione, il riferimento all'altro corno della già consapevole bigamia, io sono per essere, pensi un poco, filologo. Bigamia, e svilupperemo questo filo, che non ha mai implicato dichiarate o occulte preferenze e semmai indotto ad esplicitare le ragioni profonde, gnoseologiche piuttosto che di gusto, di quella duplice e al tempo stesso univoca pratica. È aneddotico l'insorgere infantile dell'opzione in favore della filologia romanza. Ma dell'aneddoto è conferma, proprio al ritorno dal viaggio a Roma, nel corso del quale visitò Cecchi, in una lettera al rettore del Ghislieri Pietro Ciappessoni. Anche perché la da altri paventata defezione ai danni della filologia romanza non si sarebbe per una volta indirizzata al circondario della poesia, ma a quello, ai nostri orecchi, tanto meno preoccupante, della dialettologia. Nel 1932 erano uscite nell'Italia dialettale le note sul gergo di Varzo. Mi ha assai meravigliato quell'accenno a un presunto, da parte mia, tradimento della filologia romanza. Non sarò certo io che coltivo quest'idea, posso dire, da 10 anni, cioè dall'età di 10 anni, ad abbandonare una strada ormai ufficialmente riconosciuta come mia. I miei studi o svaghi dialettologici sono innocentissimi, come uno fa del canottaggio o del football nelle ore libere. Canottaggio, però, non era la lettura dei poeti, e fosse pure la lettura imbevuta di tecnica nella quale si incentrò tanta parte del lavoro di Contini in quel decennio, né in fatto né in diritto. E su questo, su alcuni risvolti privati e pubblici di quella bigamia legalizzata, tenterò un affondo concentrandomi sul biennio 38-39, conclusivo in un certo senso e riepilogativo dell'esperienza giovanile. Moltissimo resta da fare e resta vivo il convincimento che ha ispirato questa giornata e l'idea di dedicarla al giovane Contini. Quell'esperienza straordinaria si è generata negli anni dello studio liceale. L'isolamento provinciale di un liceo di alto rango ha certo agevolato la crescita dei germi di un ragazzo d'eccezione. Lì si è formato quel linguaggio forse più teologico che filosofico e comunque intriso di filosofia, che è cifra dello stile critico di Contini e sicuramente è più di alcuni meno vitali omaggi alla coinè ermetica e letterata, è una delle ragioni dell'odio amore che quella densità di concentrazione espressiva e concettuale ha da subito ingenerato. Lì nasce la dedizione ascetica all'esercizio tecnico e la passione vorace del lettore analista e fulmineo classificatore. Giovanile è la passione, si sa, per la matematica e per le scienze.
Lì è anche la genesi di quella capacità di ascolto simpatetico che produrrà amicizie intellettuali di lunga durata, documentate in carteggi di straordinario interesse e vivacità e in una inesausta produzione di ritratti, ricordi e tombo che manifestano insieme acume psicologico e icasticità di scrittura. È nostra ferma convinzione che l'approfondimento della carriera intellettuale del giovane Contini, oltre ad essere un percorso fin qui meno tentato e dunque più remunerativo di altri, sia un processo inevitabile nella strada della sempre migliore comprensione di quella esperienza intellettuale. Cruciale nella storia d'Europa, il biennio 38-39 è rilevante anche nella vicenda biografica e intellettuale, se i due piani si possono discernere, di Contini. Anno cerniera è il 38. Tra l'esordio della carriera accademica, intrapresa nell'ottobre a 26 anni a Friburgo, dopo un incarico pisano nel 37-38, e l'esaurirsi dell'età giovanile, degli studi liceali e universitari, dalla Domodossola Rosminiana alla Ghisleriana Pavia alla Torino di De Benedetti, della precocissima e consapevole militanza del contemporaneista, linguista, filologo, di immediata autorevolezza che lasciava, come scrisse Gadda, tutti un po' en ballé, dell'insegnamento liceale a Perugia, la Perugia di Apponi e Capitini, del bagno entusiasta e indimenticabile nella Parigi di Bédier e di Roch, di De Pisis e di Valéry, con l'amicizia dei coetanei borsisti Donadoni e Henri. Il 1938 in particolare aveva segnato prima il passaggio dal liceo classico di Perugia al comando presso il neoistituito Centro di Studi di Filologia Italiana dell'Accademia della Crusca. La pratica era stata avviata nel 1937, auspici Pasquali, Russo e Gentile, ma il definitivo avvio del comando risaliva ai primi giorni del 1938 e all'incarico di francese alla facoltà di lettere dell'Università di Pisa, fortemente voluto da Russo. Poco più tardi, nell'agosto, la vincita del concorso per l'insegnamento di filologia romanza all'Università di Friburgo e il successivo inizio, dall'ottobre, dell'esperienza svizzera, destinata a protrarsi sino al 1952. Ai primi mesi fiorentini del 38 risale anche la stesura rapidissima del commento alle rime di Dante. Impressionante, d'altra parte, è il coagulo e l'intreccio di eventi editoriali rilevanti per Contini, con l'uscita delle rime, che segnano lo scorcio del 39. Il 14 ottobre da Einaudi escono le occasioni. Il 25 ottobre da Parenti, nella fiorentina collezione di letteratura diretta da Alessandro Bonsanti, gli esercizi di lettura, con un dittico su Eugenio Montale e il saggio gaddiano del 34, mentre nello stesso 38 in letteratura usciva a puntate La cognizione del dolore. Il 4 dicembre, ancora da Einaudi, Le rime di Dante, testa di serie della nuova raccolta di classici italiani annotati, diretta, anche se il suo nome in forza delle leggi razziali promulgate l'anno prima non figura sul volume, dal maestro torinese Santorre De Benedetti. Gli esercizi costituivano la prima sintesi ampiamente rappresentativa di un'attività militante da tempo consolidatasi. I tre saggi più antichi raccolti nel volume, su Cecchi, Tommaseo, Ungaretti, risalgono al 32, al Contini ventenne, filosofico e teologico, tra Neoidealismo e Rosmini, della rivista Rosminiana, e vivacemente impostasi per acume originalità all'attenzione del pubblico più attento e in specie dei protagonisti della letteratura contemporanea. Non senza reazioni, si intende. Gli esercizi veri e propri si chiudevano con un dittico composto di due frammenti di critica della critica,
genere, come si diceva, quello del profilo, nel quale Contini eccellerà intensamente coltivandolo, dettati rispettivamente per un comparatista, Ferdinando Neri, e per un italianista, Luigi Russo, personalità di rilievo nella biografia culturale del Contini di quegli anni. Al dittico, che chiudeva, si è detto, gli esercizi veri e propri, seguiva strategicamente un'appendice su testi non contemporanei, nella quale, oltre a tre frammenti romanzi, avevano luogo Il Capitale, come lavorava l'Ariosto, 1937, e ancora La vita macaronica del francese D'Annunziano, sempre del 1937, nel fascicolo inaugurale di letteratura, destinata a riscuotere l'interesse e la maliziosa approvazione di Croce, Croce al quale il saggio ariostesco aveva invece tutta l'aria di voler dispiacere. Il presente volume riassumeva Contini e la raccolta riveduta e pressoché compiuta degli scritti dell'autore in materia di critica letteraria fino al principio del 1939. E perciò apparisce al suo sentimento come un libro postumo. Il commento alle rime gli si affiancava dunque come pendant sul versante propriamente scientifico o tecnico. A pochissimi anni di distanza dalle rime e dagli esercizi, Contini avrebbe proposto a Don Giuseppe De Luca una raccolta di scritti tecnico-filologici che intenzionalmente doveva fare il paio con gli esercizi. Fin dal titolo, oscillante tra frammenti di tecnica filologica e frammenti di filologia, ma l'ipotesi di riprendere addirittura esercizi non era esclusa. Il commento alle rime di Dante, per organicità nonché per l'ovvia preponderanza di testi e autori investigati sugli altri, pur rilevanti e sorprendentemente maturi frutti in precedenza conseguiti, si ricordi a tacer d'altro che l'edizione di Bonvesin, che avrebbe visto la luce solo nel 1941, era pronta da tempo, si proponeva intanto quale risultato miliare sul versante scientifico o tecnico, anche nell'autoconsapevolezza dell'autore. L'eco del procedere in parallelo delle due imprese, riunione negli esercizi dei saggi militanti e non solo da un lato, elaborazione del commento alle rime dall'altro, da anticiparsi di un anno almeno rispetto all'esito a stampa, si avrà trovato naturale esito nello scambio amichevole, così si riaffaccia nella conversazione epistolare. Gadda, psicologicamente traumatizzato dall'abbandono di Firenze alla volta di Milano, la brusca interruzione della troppo bella vita fiorentina mi ha procurato, fra l'altro, uno shock nervoso non ancora vinto. Il 18 giugno 1938 scrive a Contini: «Bonsanti mi dice che farai un volume di saggi in letteratura, collana D, e ciò mi ha fatto molto piacere. Il Dante è uscito? Se mi dirai qualcosa del tuo lavoro, te ne sarò gratissimo». Le lettere di Contini a Gadda del 37, 38 e 39 non ci sono purtroppo conservate, ma dal cenno gaddiano ricaviamo comunque un terminus rilevante. Se a metà giugno del 38 l'interlocutore poteva chiedere all'amico se il Dante non fosse addirittura uscito. In effetti risulta che il contratto editoriale per le rime era stato inviato a Contini addirittura il 2 luglio 1937. L'avvio e la rapida conclusione dei lavori dovrà retrocedersi in ogni caso ai primi mesi del 38. Ne è documento, tra l'altro, una lettera inedita di Contini a Michele Barbi del 12 gennaio di quell'anno, che più tardi, se crederete, potrete vedere nella piccola mostra documentaria che abbiamo allestito. Al maggiore dei dantisti e dei filologi italiani viventi, scriveva infatti il 26enne Contini: «Ella può misurare, non dico il desiderio, ma la necessità che ho di vederla, dal fatto che ho accettato, forse imprudentemente, di fare un commento, non precisamente scolastico, delle rime di Dante, per il quale i suoi consigli mi sono indispensabili». Sui tempi e luoghi di elaborazione dell'opera potranno rendersi necessari ulteriori accertamenti.
ma Contini accreditò sempre un lavoro rapidissimo, consumato a Firenze in sostanza nei primi mesi del 38. Si ricordi, d'altra parte, che nella seconda metà dell'anno avrebbe intrapreso l'avventura friburghese. Se dal tenore della lettera Barbi sembra potersi dedurre che ai primi di gennaio il lavoro doveva essere ancora intrapreso, l'impegno si fece ben presto assorbente. Contini, che nel frattempo da Firenze si recava per 3 giorni alla settimana a Pisa, dove aveva ottenuto l'incarico presso la facoltà di lettere, «Corro bestialmente in ferrovia lungo il Valdarno i primi 3 giorni della settimana», scriveva il 1 marzo all'amico degli anni parigini Albert Henri, lo dichiara scrivendo da Domodossola allo stesso Henri il 9 aprile. «Mon Dante, commentaire des poésies lyriques, ne me laisse pas de trêve, j'en deviens malade». Di lì a non molto, e in ogni caso entro l'estate, almeno in una prima veste, il commento doveva essere concluso. 26 anni. Rispondendo molti anni dopo alla prima delle lettere indirizzategli da Antonio Pizzuto, Contini, in un passo assai notevole anche per il contesto, si schermisce. Quel commento lo scrissi in 4 mesi a 26 anni, con piglio e avventatezza. Ora ho guadagnato in oculatezza e perso in mordente, e non so come giudicare il bilancio nella diacronia. Il finito di stampare delle rime è del 4 dicembre 1939. Montale riceve il volumetto e ne ringrazia Contini il 21 dicembre. Il giorno stesso Contini chiede a Capitini: «Hai avuto le mie e di Dante rime?» E il giorno successivo Capitini conferma di averle ricevute. È da immaginare che intorno a quella data l'invio giungesse anche a Gadda. Dopo aver rapidamente accennato agli esercizi il 25 novembre 39, a entrambi i volumi continiani Gadda si rivolge in un'ampia lettera speditagli da Milano nel giorno di San Silvestro. «Stanotte sarò tutto un mortaretto, tutto uno sparo fra calici di pseudo champagne, perché l'infante 1940 sia un po' meno carogna del suo lurido antecessore». Grato del recente duplice invio, Gadda si sofferma nell'ordine, sulle rime, sulle 5 poesie apparse il 15 novembre in prospettive. «Mi congratulo con Malaparte di aver accolto, o meglio scovato, simile primizia. Ti sapevo da tua confessione intriso nel peccato. Ora ne conosco le dimensioni. Ma se non ti spiace parleremo a voce delle 5, troppo sendo lungo il dirne, e qui non ci sta». E ancora sugli esercizi, per concluderne: «Insomma, l'anno si chiude meravigliosamente per te e ne gioisco con te». Agli esercizi si limita di fatto ad accennare, anche se in modo assai significativo. «I tuoi esercizi sono cosa veramente un po' eccezionale e bisognerà che si muovano i volenti e i nolenti». Allusione certo importante alle reazioni che le originali e innovative proposte di Contini generavano nel fronte di quelli che Gadda chiama inolenti. Ma l'osservazione rinvia una promessa, che non avrà seguito, enunciata poco più in alto nel testo. «Ho veduto la simpatica scheda di Vigorelli in corrente. Mi ha fatto molto piacere. Io mi riprometto di parlare di te fra qualche tempo ad animo pacato. Non potrò fare della critica, me la caverò con una delle mie note minestrone in cui si sente, e nel caso tuo si sentirà in modo particolare, la simpatia d'un caloroso consenso». L'accenno alla scheda per Contini di Giancarlo Vigorelli, apparsa in corrente quello stesso 31 dicembre, chiarisce che qui Gadda pensava piuttosto agli esercizi, oggetto della scheda, che non alle rime, anche se progettava di fatto una nota minestrone. Rime alle quali però è dedicato un altro importante passo che immediatamente precede nella lettera.
Il tuo libro delle rime di Dante mi è arrivato l'antivigilia della partenza, dono graditissimo, per veste, carta e stampa e contenuto ammirevole. Dopo essermi congratulato con te, bisogna che mi congratuli un po' anche col tuo editore. Ne sento dire un gran bene del tuo libro e da quel po' che posso comprendere, mi pare che tu abbia veramente dato volo a uno stil nuovo dell'esegesi, accento di Gadda, e del commento. Per me sarà un libro di lettura e di istruzione essenziale. Mi riservo di dirti le mie impressioni quando avrò ultimato la lettura della introduzione, che ho scorso ed è bellissima, e delle singole note d'apertura. Leggerò, forse, anzi quasi certamente, anche Dante. La chiusa scherzosa, l'istituzio liceale di Gadda ne faceva un eccellente conoscitore della commedia, ma era naturale che non contemplasse la conoscenza, se non sporadica, delle rime estranee alla vita nova, suggella una microrecensione. E il proscenio, in effetti, è tutto per il curatore. Dell'acume del lettore sono spie notevoli in particolare la percezione dell'importanza non soltanto dell'introduzione, bellissima, ma anche di quelli che, assumendo il nome tecnico di cappelli, qui detti singole note d'apertura, quasi cifra continiana di questa edizione, non per nulla sistematicamente applicata poi ai poeti del 200, diventeranno il paradigma, si può dire, di ogni edizione commentata futura. E la netta intuizione dell'originalità della proposta esegetica. Da quel po' che posso comprendere, mi pare che tu abbia veramente dato volo a uno stil nuovo dell'esegesi e del commento. Saremo curiosi di sapere da chi a Milano Gadda sentisse dire un gran bene del libro appena uscito. È certo che la sua dichiarazione, per me sarà un libro di lettura e di istruzione essenziale, non debba considerarsi di circostanza. A fronte della fedeltà gaddiana alle rime, suona un po' d'occasione, anche se di certo non insincero, il riscontro montaliano, da ricercarsi, almeno per quanto è delle lettere, nel biglietto di ringraziamento ed augurio natalizio del 21 dicembre 39. Grazie del meraviglioso Dante, sei un pozzo di scienza. Don Peppino De Roberti se lo comprerà, era disposto ad ammetterti l'altro giorno. Buon Natale, vieni presto, mi manchi. Hai visto il Pancrazzi sulle occasioni? Che te ne è parso? Il fatto è, come si anticipava, che in quel densissimo autunno, oltre agli esercizi e alle rime di Contini, era uscita la prima edizione delle occasioni, per la precisione il 14 ottobre. E dunque tutte le lettere Contini, Montale e Contini finiscono per gravitare in quello scorcio del 39 sull'argomento. Ma è notevole che Montale sembri soffermarsi, in lettera del 24 novembre, con maggiore interesse sulle cinque poesie. Anche a Montale, diversi anni addietro, Contini aveva confessato d'essere intriso nel peccato e qualcosa nella memoria del mittente sembra riaffiorare. È una bella sorpresa per me, ma non tanto se ricordo un vecchio pot-à-fleur, vedere le tue poesie in prospettive. Finora mi sono piaciute di più le prime due, forse perché più chiare a una prima lettura, ma avrò bisogno di qualche schiarimento, per esempio sul legno di perigliose schegge. Per ora diranno che sono le poesie di un critico, ma che vuol dire? E Sainte-Beuve? Ma molti si morderanno la coda. Ti rileggerò. Ne hai molte? E ora riprenderò pian pianino i tuoi esercizi di lettura nella speme di far buona figura in quel paesaggio lunare. Concluderà, e presto dovrò essere geloso della tua musa o rabbia. Ciò che conta è il tenore dell'immediata replica di Contini, di due giorni dopo. Quei cinque pezzi, di cui per il momento mi interessa poco l'eventuale valore poesia, sono un'allusione che negli inediti è quasi sempre più diretta alla lava che risiede sotto la crosta esercizi più filologia romanza più grado nono, eccetera.
Uncinarli e allinearli alla luce è stato per me, in un frangente biografico, una forma d'azione. L'allusione al grado nono, come è stato di recente chiarito, attiene agli sviluppi della carriera scolastica di Contini e allude dunque in generale all'attività professionale, pratica o docente. Notevolissimo poi il riferimento tra il filosofico e il politico all'azione. Nell'insieme un passo di autoanalisi, lava e crosta, in quel distretto temporale, lucido e significativo anche per la lettura offerta da parte del soggetto del convergente manifestarsi al pubblico e in pubblico di esercizi e rime, queste sintetizzate nell'etichetta filologia romanza, e insieme delle poesie. Del resto, le ultime parole della nota al testo delle rime, e cioè, prima degli apparati di sussidio, le ultime parole del volume del 39, sono di richiamo, come di consueto, all'orbita del presente. L'introduzione vorrebbe orientare rapidamente il lettore sul modo di leggere prodotti tanto remoti dalle nostre poetiche. È stato notato che nell'introduzione l'esplicito richiamo a Eliot, un lettore intelligente di Dante, cito, sembri fatto apposta per gettare il sasso nello stagno della dantistica tradizionale, ma non vi è dubbio che sia necessario rendere quella citazione nel contesto propriamente montaliano tra occasioni e correlativo oggettivo che sembra generarla. Della replica di Contini a Montale sulle cinque poesie merita rilievo, per l'apparirvi del termine scientifico, anche il seguito. Nel post-scriptum della sua cartolina del 24 novembre, Montale si era infatti scherzosamente ingelosito del saggio continiano sul lessico di Pea, fresco di stampa nel fascicolo dell'ottobre in letteratura. L'ultima parte del tuo Pea m'è parsa eccellentissima. Temo, con autorabbia, di non aver suscitato in te un pezzo simile e che tutta la colpa sia della mia laida musa che non riesce a farsi amare quasi nemmeno da trabuio. Risponde Contini il 26. Una notice concernant le post-scriptum. Una poesia come quella di Pea è talmente pacifica, corposa, oggettiva e in qualche maniera trascendente che può essere materia soltanto di ammirazione. Ma quella di asterisco, uguale, Eusebio, mettiamo, riguarda talmente il presunto contemplatore, si incarna talmente nella sua dialettica che gli resta ben altro da fare, cose più urgenti, che isolare l'ammirazione. Il problema non è più solo scientifico. Siamo lontani, si intende, dal piano descrittivo dell'importante dichiarazione di originalità che suggella la nota al testo delle rime del 39. Il nostro commento, essendo una prima prova sistematica d'annotazione scientifica, non ha potuto trarre molto profitto dagli esegeti precedenti. Serve però a richiamare una volta di più e in proposito di un aggettivo chiave all'urgenza di un'indagine sistematica del lessico filosofico in accezione più o meno circoscritta di Contini. Sta di fatto che formula pressoché identica ricompare nell'interessantissimo curriculum, vera e propria autobiografia scientifica e intellettuale, ascrivibile al settembre del 42, rinvenuto tra le carte di Luigi Russo e pubblicato da Domenico De Martino. In una lettera non datata, ma riferibile con ogni verosimiglianza al settembre 42, alla quale il testo doveva essere allegato, Contini scrive a Russo, «Caro professore, grazie, le intenda nel modo più pregnante, del climax di Fausti Annunzi. Intanto, io avevo preparato, con qualche repugnanza, come sempre quando si tratti di agitare il passato, questa specie di curriculum che le unisco». Mi disgusta il condito e mi interessa solo il condendo.
Dopo le notizie biografiche, un primo corposo capoverso del curriculum è dedicato a descrivere gli studi filologici di ambito settentrionale e bonvesiniano. Ne segue un secondo, quasi tutto consacrato alle rime, che merita di essere letto per la sottolineatura dell'originalità, una formula nuova, di quel primo tentativo sistematico di esegesi scientifica, nella quale rispetto all'interpretazione storico-letteraria riceve attenzione non minore l'analisi tecnica, dove si chiarisce che per tecnica deve intendersi analisi metrica e specialmente linguistica e stilistica. A Contini appare chiaro che uno dei punti di forza e di novità del commento sia il sistematico ricorso a riscontri interlinguistici e interculturali, desumibili dall'ambiente circostante e retrostante le rime. Carattere che non sfuggì ai più attenti tra i primi recensori e segnatamente al Rawls, sintetico ma chiaroveggente nel suo brevissimo annuncio. Anche Francesco Maggini, collaboratore di Barbi nel parallelo progetto di edizione e commento delle rime, benché nel corso di un'ampia recensione nel giornale storico, insiste in cautele e distinguo, non si astiene dal concedere in apertura che il Contini è fra i nostri giovani studiosi di letteratura delle origini uno dei meglio preparati e dei più intelligenti, anche perché non perde di vista il resto della letteratura. E accingendosi a questo commento delle liriche di Dante, aveva già buona informazione della materia e pratica dei testi antichi, sia dal rispetto linguistico che da quello più propriamente letterario. La sua competenza anche nel provenzale e nel francese era un elemento notevolissimo per la valutazione di certi modi espressivi di quella poesia dantesca. E i richiami così frequenti nel commento mostrano come egli ha saputo servirsene non da puro glottologo, ma per sfumature di senso o per notare artifici ritmici. Al successo pieno delle rime del 39 fu di ostacolo, almeno presso alcuni dei nolenti evocati a proposito degli esercizi da Gadda, il linguaggio critico in specie dell'introduzione, tacciata di oscurità ed ermetismo. Le reazioni private di Contini sono rilevanti perché contribuiscono a mettere in luce l'essenzialità di un percorso ermeneutico ed esistenziale. La crosta, esercizi più filologia romanza più grado nono. In una lettera purtroppo non conservata, Emilio Cecchi aveva espresso un'importante valutazione dell'introduzione. Lo si ricava dalla citata lettera di Contini del 9 ottobre 41, nel postscriptum della quale egli scrive: «Dell'introduzione al Dante si è accorto in pubblico nel senso da lei indicato e con tanto minore autorità quasi soltanto un mio collega di Zurigo, Spörri. A Spörri, finissimo, affiliato più o meno ai gruppi di Oxford, dantista e marxista e patriota, un po' confusionario ma squisito, secondo il ritrattino che ne avrebbe tracciato a Capitini qualche anno più tardi, in una lettera di ringraziamento dell'8 gennaio 41 aveva scritto, salto l'ampia citazione che è interessante ma leggo solo la fine, j'ajouterai que le point essentiel sur lequel le recensent et l'auteur se découvrent des affinités est justement celui que la plupart de mes collègues rejettent comme abracadabrant et hermético. Cette haine de Delphes me paraît un peu bizarre vu leur profession. Chi sono i colleghi che odiano Delphi? Ad esempio il Maggini, che dell'introduzione aveva scritto: «Son pagine certamente meditate, spesso acute e sempre attente all'arte e desiderose di coglierne il valore intimo. Ma forse questo stesso desiderio di uscire dall'ordinario porta l'autore a un genere d'espressione che rende faticoso l'intendere. Si direbbe che la moda dell'ermetismo stia entrando anche nella critica dantesca. Si toccava di fatto, anche se con difetto di penetrazione, un punto nevralgico, nell'oggetto e nel soggetto.
e il soggetto reagiva, insistendo sull'interconnessione, congiunzione, tra attività tecnica, filologica e attività militante. Congiunzione consapevolmente rivendicata ancora una volta nel meditato curriculum del 42. Nella lettera a Luigi Russo, alla quale il curriculum diagnosi si accompagnava, non per niente Contini aveva alluso, in termini ironici ma risentiti, a una recente tastiera di Antonio Baldini, apparsa nel Corriere della Sera del 23 agosto 42. In essa, prendendo a pretesto l'ampio impegnativo saggio del 40 su Bacchelli, riproposto all'inizio del 42 in un anno di letteratura, era espresso un giudizio esplicitamente limitativo che puntava sull'oscurità del contemporaneista opponendola alla dichiarata trasparenza del dantista. Scriveva Baldini: «Non dirò io giudice cattivo Gianfranco Contini». Ma resta per me un mistero il fatto che quando questo giovine filologo di così grande e riconosciuto valore entra a discorrere dei testi dei primi secoli della nostra letteratura, riesce sempre lampante e istruttivo. E quando invece entra a discorrere di scrittori contemporanei, si fa un obbligo, e quasi diresti un vanto, di scrivere faticoso e infruscato. Scrive di Dante, che abita così alto e lontano, e capisco tutto. Parla di Bacchelli, scrittore che sta qui di casa e che da 30 anni io frequento d'opera e di persona, e mi debbo chiedere più volte che cosa Contini gli ha voluto far dire. E non c'è dubbio che il critico tratti con la stessa serietà di impegno quelle sestine e quei discordi, e queste fiabe e questi romanzi. Si legge negli avvisi di Roma del 16 dicembre 1678. Il signor Cardinale Chigi si serve di due parrucche, una con la chierica e l'altra senza, e con la prima frequenta le funzioni d'obbligo e con l'altra le conversazioni dal tramonto del sole allo spuntar dell'aurora. Che ci sia scambio di parrucche, che Dante sia per Contini funzione d'obbligo diurna e Bacchelli e gli altri scrittori d'oggi siano per lui tema di conversazione notturna? La metafora, brillante e divertente, delle due parrucche pungeva nel vivo, perché puntava sagacemente a neutralizzare, scardinandolo, ammettendo cioè il filologo deterso a trattare di tecnica e di autori antichi, ma respingendo e isolando il contemporaneista abracadabran, quello che nell'autoconsapevolezza del critico era il punto di forza del suo esperimento gnoseologico, l'unità individualmente applicata all'oggetto del punto di vista. Con acume retrospettivo di testimone diretto e tutt'altro che agnostico, nel 1966 Carlo Dionisotti concludeva, nell'ultima pagina di Geografia e Storia, il memorabile riepilogo della varia fortuna di Dante proprio nel nome delle rime del 39, del senso e dei modi di quella riapparizione sul limitare del baratro di un Dante isolato, diverso e in parte nuovo nei tempi grossi. Riapparve nel 1939 quando un editore torinese, Giulio Einaudi, noto per pubblicazioni di tutt'altro genere e per aver raccolto intorno a sé il nerbo di un'opposizione politica giovanile, aggiuntasi a quella tradizionalmente schierata fra Napoli e Bari sotto la guida del Croce, pubblicò l'edizione delle rime curata da Gianfranco Contini. In questa edizione, monda di ogni compromesso col passato, per la prima volta si ristabilì un punto di incontro fra la più esperta filologia universitaria e la corrente ermetica che era in quel momento stesso all'avanguardia della letteratura militante in Italia. A distanza e ripensando all'antefatto, l'incontro appare decisivo. Fine della citazione. Ne era consapevole nel 42 lo stesso Contini, il quale, nella lettera al Russo in cui accennava alla tastiera, aveva rivendicato polemicamente l'unicità del suo punto di vista, quello di un tecnico dagli infiniti scrupoli.
Anche Bacchelli, ma scritto per quella tastiera, con benevolo sfottò del di lei autore. Mica male davvero l'idea delle due parrucche, ma io che c'entro? Ha ragione lei. Io sono l'applicazione, la superfetazione, gli servo per far bello, nego infatti maiorem. L'introduzione a Dante non è più corsiva del saggio su Bacchelli. Là e qui e sempre, quando scrivo di fonetica o di ecdotica, cose che evidentemente l'autore della tastiera non ha lette, sono una sola cosa, un tecnico dagli infiniti scrupoli. Può darsi benissimo che la tecnica grammaticale sia leggera come piuma al confronto della tecnica dei sentimenti e delle idee. Ciò non riguarda me. Grazie.